Ciao ragazze, oggi video brevissimo, volevo farvi vedere alcune cose che ho comprato l'altro giorno. Allora, ho preso queste paio di scarpe che secondo me sono carinissime. Sono della XT, non so che marca sia. Le cercavo da tanto e le ho trovate finalmente. L'ho pagate sui 30 euro, neanche tanto. Poi ho preso questo pennellino per l'ombretto, l'ho preso a Lupin, non so che stand era. E questo per l'ombretto piatto è morbidissimo ragazzi, molto più morbido di quelli della Kiko. Veramente stupendo, l'ho pagato 2,99 euro, quindi una stupidaggine. Poi, volevo farvi vedere questo smalto che mi sa che non vi ho fatto vedere. Questo qui della OPI, che avevo preso in gita. È il You Don't Know Jackass. Comunque scritto Jackass. Penso sia uno di quelli più famosi di OPI. Io l'ho preso così perché mi piace il colore e non sapevo neanche che era uno di quelli più cercati. È stupendo, veramente. Servono due passate, ma dura veramente tantissimo. E l'ho pagato in euro, dovrebbero essere sui 13-15 euro, insomma. Poi alla Essence ho preso tre cosine per le unghie, era arrivata la nuova collezione. Infatti arrivo lì, sparata, vado verso l'OVS a vedere la stand dell'Essence, era tutto tipo recintato perché lo stavano allestendo, insomma non si poteva entrare. Poi dopo ci sono tornata e era aperta, insomma non me ne andavo, penso. E ho preso questa qui, vabbè, che è della collezione permanente, insomma, che è la colla per la nail art, insomma, per mettere i brillantini e cosine varie. È tipo, secondo me, tipo attack praticamente, è fortissima. Poi ho preso questo smalto che è il Protecting Bascot, è della collezione nuova, sono 10 ml e l'ho provato già ieri e poi oggi ho ricambiato lo smalto e l'ho rimesso. È veramente carino, rende l'unghia molto opaca, cioè si vede che tiene lo smalto bello fissato. L'ho pagato 2,99 mi piace, mi pare. Volevo prendere anche l'altro, quello da mettere sopra, però vabbè, alla fine ho preso solo questo. E poi l'ultima cosa che ho preso sono questi, si chiama Nail Art Glitter Mix, e allo 01 Glammy Tap, e c'era anche in bianco, solo che questi erano più colorati e ci sono ovviamente dei mezzi cuori, dei fiorellini, dei tondini azzurri verdi, dei fiorellini, cioè delle stelline, tutto il contorno e anche le stelline interne, e sempre dei mezzi cuori però sul verde, e sono carinissimi. Ho pagato anche questi, mi pare 2,99, molto carine. Poi c'erano altre cose, smalti per la nail art, con i brillantini, un altro tipo di questo, gli stampini, c'era un po' di tutto, insomma. Lo stand era, cioè, vuoto praticamente, non c'era niente per il trucco, volevo comprare qualcosa ma sono sempre salite le cose, quindi niente. Quindi ragazzi, video brevissimo, piccolo piccolo piccolo, per farvi vedere queste cosine. Se trovate un pennello del genere, secondo me prendetelo perché è una cosa, è morbidissimo, stupendo, penso sia l'acquisto che mi piace di più. E niente, per il resto ok, adesso vado che vado a prendere la macchina, finalmente è arrivata, che bello, non vedo l'ora. E quindi ci vediamo al prossimo video. Un bacione ragazze!